Allora, buon pomeriggio, benvenuti a tutti al nostro undicesimo webinar dopo la pausa estiva. Il tema del webinar di questo pomeriggio è una sorta di introduzione all'intelligenza artificiale, al machine learning e al deep learning. Lo abbiamo organizzato con il supporto, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia. Io sono Massimo Pulvirenti e in Bilex sono il responsabile delle attività e dei servizi di orientamento, formazione e consulenza. Ringrazio i miei colleghi Serena D'Angelo di Bilex, responsabile dei servizi di segreteria e di location, il collega Francesco Meoni, che è responsabile della linea pilota, che in questi giorni, tra l'altro, sta completando i lavori di installazione di collaudo delle ultime macchine. Ma ringrazio soprattutto sentitamente il professor Simone Calderara, che insegna Machine Learning e Deep Learning al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia, appunto. È anche membro senior del laboratorio ALMAGE Lab e rappresentante onimore nel Laboratorio Nazionale Artificial Intelligence and Intelligence System CINI AIS a Roma. Brevi informazioni di servizio prima di passare la parola alla collega. Il webinar durerà, come al solito, circa 60 minuti. I partecipanti possono porre domande non a voce ma tramite il tasto Q&A sulla barra di Teams. Tutto il materiale, le presentazioni e il video registrato del webinar saranno messi a disposizione di voi tutti sul nostro sito a partire dal pomeriggio di domani. Direi che è tutto, passo quindi subito la parola alla collega Serena D'Angelo per una breve presentazione di Bilex, del nostro Competence Center e degli ultimi sviluppi. Prego, Serena. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutte le persone che stanno partecipando a questa iniziativa e anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'Unimore, l'Università di Modena e Reggio Emilia, il nostro consorziato che ha collaborato con Birex per la realizzazione di questo webinar. E, vi rubo solo alcuni minuti per un'introduzione a cos'è Birex e quali sono le attività che sta portando avanti. Come molti di voi sapranno, Birex è uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti e cofinanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del Piano Nazionale Industria 4.0, diventato poi Piano di Transizione. Il nostro consorzio è una public-private partnership e che riunisce in partenariato 57 attori, eccellenza del mondo della ricerca e del mondo dell'impresa. È stato costituito nel 2018, diventato operativo tra la primavera e l'estate del 2019, a sede a Bologna, ma ha uno scope, diciamo, nazionale, come tutti i competence center. Al suo interno, diciamo, presenta tutte le tecnologie Industria 4.0, ma ha un focus molto specifico sul tema dei big data, quindi molto rilevante al tema che tratteremo oggi con il webinar. La mission di Birex qual è? È supportare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, nei loro processi di digitalizzazione e innovazione, soprattutto nell'adottare quelle che sono le tecnologie abilitanti Industria 4.0. E come riusciamo a portare avanti questa mission? Grazie sicuramente alle competenze che abbiamo al nostro interno, quindi grazie al supporto dei 57 attori, dei 57 consorziati, e anche raccogliendo il know-how della rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna, una rete che conta 88 laboratori, 10 tecnopoli, 11 centri di innovazione. Quindi possiamo dire che Birex mira proprio ad essere un punto di riferimento nazionale per giocare poi le partite importanti in ambito Industria 4.0, in ambito internazionale. Diamo uno sguardo a questa slide proprio per farvi capire la ricchezza del nostro partenariato, diciamo un partenariato costituito appunto da 57 membri, 12 tra enti di ricerca, enti organismi di ricerca, fondazioni, enti di innovazioni. Tra questi 12 abbiamo le 5 università, tra cui l'Università di Modena e Reggio Emilia, partner di questo
questo webinar e 45 aziende suddivise in due categorie, le aziende utilizzatrici finali dei servizi BIREX e i Technology Service Provider. Si tratta di aziende di diverse dimensioni, abbiamo grandi aziende, piccole e medie imprese, spin-off di università, start-up che in qualche modo coprono sette filiere che vanno dall'energia all'ambiente alla meccatronica, dal biomedicale ai servizi di finanza e logistica, dall'agri-food all'automotive all'aerospace fino all'ICT. E, altro dato importante, come dicevo prima, il Competence Center ha uno scope nazionale e riusciamo a coprire sette regioni con il nostro partenariato, quindi un grande focus in Emilia-Romagna ma anche su tutto il territorio nazionale. E, quali sono i punti di forza di BIREX oltre al partenariato che vi ho appena illustrato? Sicuramente la linea pilota, una smart factory, ci piace chiamarla, considerarla la fabbrica del futuro, che è presente proprio all'interno della nostra sede e contiene tecnologie di industria 4.0 perfettamente integrate alle tecnologie tradizionali dell'industria in un ambiente completamente digitalizzato. E, è un fiore all'occhiello e un punto di forza di BIREX perché diciamo che è proprio lo strumento che ci permette di mettere a disposizione delle aziende quelle che sono le tecnologie industria 4.0 e quindi di toccare con mano e fare proprie know-how e conoscenze innovative. Il secondo aspetto è l'ecosistema di progetti di innovazione tecnologica che il Competence Center promuove e implementa. Si tratta di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche qui il focus è molto importante sull'open innovation, sulla collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato. In merito è importante sottolineare il fatto che il Competence Center ha già emesso due bandi. E, un primo bando che ha già concluso il suo iter in aprile e tra maggio e luglio del 2020, nonostante le difficoltà legate al Covid, i progetti sono riusciti a avviare le loro attività. Si tratta di 17 progetti che coinvolgono 46 aziende e per quasi la metà sono piccole e medie imprese. Quindi un grande traguardo per il Competence Center che ha messo a disposizione attraverso il MISE risorse pari a 3,1 milioni di euro. L'altro bando si è concluso agli inizi di luglio e in questo momento i progetti pervenuti, le proposte progettuali pervenute sono sotto la valutazione del comitato di valutazione, quindi è un aspetto molto, molto interessante. Un altro punto di forza, un'altra leva del centro è costituita sicuramente dalla sua sede. Oltre all'area dedicata alla linea pilota e all'area dedicata agli uffici, BIREX dispone di uno spazio, una vera e propria sala che può essere sala convegni o sala di formazione dotata di attrezzatura audio-video di ultima generazione e al contempo c'è anche uno spazio dedicato al co-working con l'obiettivo proprio di ospitare professionisti del mondo dell'industria e professionisti del mondo della ricerca per concretizzare proprio l'approccio di Open Innovation. Rispetto alla sede è importante sottolineare che siamo ospiti di un nostro consorziato, Fondazione Golinelli, all'interno del meraviglioso Opificio Golinelli, luogo di ispirazione e di contaminazione culturale. Ultimo punto di forza è sicuramente rappresentato dal sistema che stiamo mettendo a punto, un sistema molto strutturato di servizi di orientamento, formazione e consulenza alle imprese, strettamente integrato con i Digital Innovation Hub e l'ecosistema della formazione Industria 4.0. E, diciamo che il webinar di oggi fa parte appunto di questo pillar di BIREX e l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di in qualche modo
Abbiamo dato un contributo importante anche alla ripartenza delle aziende. Ricordiamo che i nostri webinar dall'estate si sono susseguiti quasi settimanalmente, quindi sono stati un appuntamento importante, lanciando dei temi con l'obiettivo che poi questi temi vengano approfonditi in percorsi formativi strutturati che possono essere svolti sia diciamo in modalità blended, quindi sia in remoto, ma anche presso le nostre strutture. Come dicevamo, sono delle strutture molto spaziose e riusciamo a tutti gli effetti a garantire quelli che sono poi i protocolli di prevenzione e sicurezza Covid. Un altro aspetto importante dei webinar è quello di fornire alle aziende l'opportuna advisory tecnologica e gli strumenti utili per fare in modo che la nostra mission di supporto alle aziende diventi il più possibile concreta. Diciamo che attraverso in qualche modo questi servizi presentati, B-Rex riesce ad avere tutti gli elementi del processo di trasferimento tecnologico Industria 4.0 e soprattutto attraverso la linea pilota che verrà poi presentata nel dettaglio dal collega, dall'ingegner Francesco Meoni, riusciamo a mettere in comunicazione e ad integrare i vari servizi. Quindi molti di questi aspetti, dall'orientamento alla formazione alla consulenza, passano proprio dalla linea. Due parole introduttive rispetto al tema del giorno, quindi su quello che rappresenta anche per B-Rex l'intelligenza artificiale, il machine learning. È importante appunto che le tecnologie di machine learning e deep learning hanno rivoluzionato il modo di concepire e utilizzare i dati, permettendo l'inserimento di algoritmi capaci di supportare e ottimizzare i processi aziendali e le decisioni. Quindi diciamo che queste tecnologie rappresentano in qualche modo la nuova frontiera dei processi di innovazione e trasformazione nel mondo delle imprese. E il loro utilizzo, sempre più diffuso, oltre a migliorare notevolmente l'efficienza aziendale, è in grado di apportare un enorme valore aggiunto, con importanti ricadute economiche in termini di business. Inoltre, diciamo, un aspetto fondamentale che fa parte sempre della missione di B-Rex è quello di rendere queste tecnologie diciamo, conosciute e soprattutto accessibili alle aziende, alle piccole e medie imprese. Prima di lasciare la parola al collega Massimo Pulvirenti, segnaliamo diciamo, un'iniziativa importante promossa da SPS Italia. L'iniziativa si chiama SPS Italia Digital Days, si svolgerà tra il 28 e il 30 settembre. Si tratta di una 3 giorni di formazione, networking e convegni, ovviamente in digitale. B-Rex sarà presente e lo saranno anche alcuni dei suoi consorziati. Interessante il fatto che tutto il materiale verrà raccolto all'interno della piattaforma Contact Place, che fungerà proprio da piattaforma per costituire una comunità digitale. E quindi vi invitiamo a partecipare a questo evento. Da parte mia è tutto. Ringrazio nuovamente tutte le persone che hanno reso possibile questo webinar. Per qualsiasi informazione, trovate i nostri riferimenti sull'ultima slide che trovate in sovraimpressione. Grazie e buona giornata. Grazie mille Serena e andiamo adesso dritti al tema del webinar di questo pomeriggio. Perché un webinar sull'intelligenza artificiale e il machine learning? Perché sempre più spesso sui giornali, sui media, in fabbrica, in azienda, sentiamo di informazioni, notizie sul fatto che l'intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning, il visual computing trovano sempre più spesso applicazioni nei settori più disparati che vanno in ambito industriale, in ambito sanitario, in ambito sociale, in ambito epidemiologico, purtroppo nel settore bancario e assicurativo, ricordando che questi sistemi si basano proprio su quella che è il focus di B-Rex, cioè sull'estrazione di dati, sull'elaborazione, l'aggregazione, la trasformazione del dato in informazione in maniera che sia sussidiaria all'umano perché poi possa gestirlo nella maniera ottimale. Abbiamo visto in questi mesi di Covid strumenti, e li vedremo anche questo pomeriggio, strumenti di intelligenza artificiale, di machine learning per il distanziamento personale finalizzato all'emergenza Covid,
In ambito industriale abbiamo dei sistemi di visual computing che robot che riconoscono gli oggetti prima di maneggiarli. Pensiamo al settore automotive, gli ADAS, i sistemi di supporto alla guida, nelle auto che ormai guidiamo, gli smartphone che si sbloccano semplicemente guardandoci in faccia. L'ambito sanitario, riconoscimento d'immagine in ambito radiologico di tomografie, emissioni di positroni. È molto più efficace, molto più accurato ormai rispetto all'umano. Parliamo di percentuali di riconoscimento superiori all'85% quando quella umana è inferiore all'80%. In ambito sanitario mi viene in mente un articolo che ho letto recentemente su una rivista scientifica. In Giappone stanno utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito della diagnosi precoce della demenza senile, dell'Alzheimer, che è un problema che sempre più spesso si ripresenterà nelle nostre famiglie a causa dell'invecchiamento della popolazione. Sistema di intelligenza artificiale non basato sulle immagini, sull'elaborazione di immagini da PET o da RX, ma dai dati, sull'analisi dei dati generati dal parlato. Portavo ad esempio una raccolta di dati fatta su tutti i discorsi che ha fatto l'ex presidente degli Stati Uniti, Reagan, all'inizio del suo mandato, nell'82, e il 90, e il sistema è stato in grado di diagnosticare l'Alzheimer molto prima di quanto poi sia stato diagnosticato dalla scienza nel 94. Quindi lasciamo questa considerazione. Mi fa un po' paura, ecco, pensare a giganti tecnologici, Facebook, Google e Amazon, che tracciano il nostro declino cognitivo e possono sfruttarlo. Ma siamo qui per parlare di applicazioni industriali, quindi mi taccio e passo subito la parola al professor Simone Calderara. Buongiorno a tutti. Io sono Simone Calderara, sono professore associato all'Università di Modena Reggio Emilia, in particolare al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, dove insegno Machine Learning e Deep Learning. E ho la fortuna di far parte di un gruppo di ricerca molto numeroso, siamo più di 30 persone. 4-5 docenti che partecipano alla gestione del gruppo, il direttore, la professoressa Rita Cucchiara, e che è anche una personalità nell'ambito dell'intelligenza artificiale sia a livello regionale ma anche a livello nazionale e internazionale, e con cui lavoro ormai, secondo me, da una quindicina d'anni, quindi non so se sia una qualche nozza di bronzo, argento, cosa sia, però insomma ormai sono 15 anni che lavoriamo su queste tematiche almeno insieme. E sono contento che Massimo mi abbia invitato e Massimo anche con lui ci conosciamo da un po' di anni nell'ambito di occasioni di questo tipo. Sono contento di parlarvi di queste tematiche e in particolare di parlarvi, di cercare di chiarire magari o di incuriosirvi riguardo alla tematica del machine learning e del deep learning, che nello specifico sono le tematiche su cui e svolgo sia la mia attività didattica che comunque l'attività di ricerca quotidiana. E ovviamente, come tutti gli accademici, mi piace partire dalle definizioni ed è difficile definire sia l'intelligenza artificiale, che è la cosa più complessa in realtà da definire perché non ha una definizione univoca e neanche nella letteratura universitaria, e successivamente poi a cascata le tematiche legate all'intelligenza artificiale che sono machine learning e deep learning. E normalmente l'intelligenza artificiale segue diverse definizioni abbastanza qualitative, e una di quelle che preferisco è quella del professor Tom Mitchell, in cui si considera un sistema intelligente e tutte le volte che è in grado di svolgere dei compiti che fino ad allora si consideravano di pertinenza umana. Quindi ogni volta che, diciamo, il computer ci sorprende per la sua capacità di svolgere un task più o meno complesso, e quel sistema, diciamo, secondo la definizione di Mitchell, può essere considerato intelligente. Ora voi capite che questa è una definizione non tanto legata a come si fanno le cose, ma piuttosto legata a cosa si fa. E è una definizione liquida, nel senso che ogni volta l'asticella può venire alzata nel tempo e di fatto non è tantissimo legata alle tecnologie. Infatti, all'interno dell'intelligenza artificiale confluiscono tantissime tecnologie. Per chi ha familiarità o ha storia con l'Università di Bologna,
e l'Università di Bologna ha una tradizione sull'intelligenza artificiale molto molto profonda e di lunga data, su sistemi a regole, su le cosiddette logiche appunto legate all'intelligenza artificiale, ed è una tematica che si sviluppa dagli anni 50 ad oggi, quindi tutto sommato che ha una storia molto più profonda rispetto a quella di cui magari abbiamo memoria noi o pensiamo noi. E io nello specifico invece insegno machine learning, che è un sottoset dell'intelligenza artificiale che si concentra sull'imparare a svolgere questi compiti che consideriamo di pertinenza umana, ma dai dati. Ecco, il machine learning sposta il focus sui dati, quindi nello specifico, se leggete la definizione c'è scritto la parola esperienza, ecco, per il calcolatore l'esperienza sono i dati, quindi nello specifico è la capacità di apprendere a svolgere un determinato compito da dati, da esempi, da esperienze. All'interno del machine learning quindi confluiscono poi tutte le cosiddette tecniche data driven, cioè che sono governate dal dato, tra cui c'è anche il deep learning. Il deep learning è un sottoset del machine learning in cui lo strumento che utilizziamo per imparare dai dati sono le reti neurali, e nello specifico sono reti neurali cosiddette deep, cioè che possiedono più di 3 strati. Dopo entreremo un pochino nel dettaglio di questa cosa. Perché l'AI? Allora, come vi ho detto, l'AI c'è, in realtà, nella storia dell'uomo c'è da millenni, nel senso che uno dei primi sistemi di machine learning della storia umana è stato fatto dagli egizi, utilizzavano una macchina meccanica per dividere le sementi, e questa macchina era, almeno c'è memoria che sia così, aveva dei dischi di sabbia che man mano che la semente veniva messa lì erodeva la dimensione del buchino da cui doveva passare, quindi di fatto era un sistema che imparava dai dati, ok? Non era un sistema preaddestrato a fare queste cose, quindi diciamo nella storia dell'uomo la possibilità di imparare tramite esempi c'è da sempre, c'è da prima del calcolatore, e la matematica di queste cose c'è da prima del calcolatore, perché uno degli strumenti più utilizzati nel machine learning tradizionale di un po' di anni fa era la regola di Bayes, il reverendo Bayes, che ha rivoluzionato la statistica, e è del 1800, quindi è precalcolatore. E ovviamente noi abbiamo coscienza di quello che è oggi, cioè quindi di tutta l'hype che gira intorno alla parola artificial intelligence, e leggiamo sui giornali l'AI è pericoloso, oppure l'AI è superumano, oppure come dice Andrew Ng, l'AI è la nuova elettricità, eccetera eccetera eccetera. Ma oggi quando sul giornale leggiamo AI in questo senso si fa spesso e volentieri riferimento al machine learning o al deep learning nello specifico, quindi a modelli che sono data driven. Anche l'esempio che ha fatto Massimo prima probabilmente è data driven, nel senso che nel momento in cui un sistema diagnostica una malattia a partire da un dato come può essere il parlato, probabilmente è stato addestrato sui dati e non su delle regole esplicite. E quindi diciamo il topic della presentazione sarà di chiarirvi un po' l'idea su cos'è il machine learning, cos'è il deep learning e quali possono essere le applicazioni nei campi diciamo moderni anche dell'industria che potrebbero riguardarvi un po' da vicino. E giusto per farvi ridere, cos'è il deep learning? Questa è un po' la versione popolare di cosa c'è sotto al cofano di un sistema intelligente. Ovviamente la società e i miei amici pensano che io o costruisca i robot o metta il cervello dentro al calcolatore, tutti pensano che col machine learning si facciano un sacco di soldi, ma anche questo in realtà non è particolarmente vero, e i matematici pensano che facciamo dei giocattoli, perché da un punto di vista matematico gli aspetti, la matematica del machine learning non è così complessa come la matematica pura. E io in realtà di me non penso niente, ormai sono abbastanza anziano per non avere grandi aspettative sui miei traguardi scientifici. Cosa facciamo? Di fatto il machine learning è software, ok? Quindi scriviamo software che ha basi matematiche abbastanza forti, ma di fatto quando si parla di sistemi intelligenti, un sistema intelligente è un pezzo di software, quindi è programmazione. E poi che questo pezzo di software agisca su degli attuatori, eccetera, 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 questo è un altro discorso, ma al cuore, il cervello di un oggetto è un programma,
è un programma scritto al computer. E il deep learning non fa eccezione, di fatto è uguale, è un pezzo di software scritto tendenzialmente in linguaggio Python, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sotto al cofano, in realtà, di questa magia c'è un programma di computer. E un altro aspetto importante per cui il deep learning e il machine learning si è affermato oggi e che secondo me molti di voi hanno anche vissuto sulla propria pelle, sulla propria esperienza aziendale, è quello che i dati sono cambiati. Cioè ad oggi si produce in 60 secondi nel mondo una quantità di dati che non è e non era immaginabile 10-15 anni fa. Ok? Mi colpisce sempre il fatto che in 60 secondi nel mondo si mandino 168 milioni di email. E vuol dire che dentro a quelle email c'è tantissima conoscenza e sono numeri importanti. Se vogliamo, diciamo, ricalibrare questa slide in ambito industriale, voi pensate, avevate delle macchine che una volta non loggavano o loggavano in modo analogico o loggavano a frequenze di un hertz informazioni, adesso su una macchina industriale ci sono sensori che loggano a 30, 40, 50, 100 hertz informazioni digitali che comunque vengono salvate e che producono una ricchezza in termini di dati importante. Ecco, il machine learning si pone come obiettivo lo sfruttamento di questa ricchezza ed è per questo che in qualche modo in questi anni è considerato una strategia, se non vincente, promettente, in molti casi è vincente, in altri appunto apre nuove frontiere e nuove aspettative. E questo perché? Perché all'interno dei dati ci possono essere informazioni, regole e consuetudini di cui noi non siamo sempre completamente consapevoli, ma che analizzando una grande moltitudine di dati emergono. Che ne so, se io guardassi tutte le email che manda la mia istituzione, che è l'Università di Modena e Reggio Emilia, probabilmente troverei dei pattern che sono comuni a diversi professori. E probabilmente andando a indagare questi pattern comuni a questi professori, troverei anche che può darsi che questi professori abbiano anche qualcosa in comune. Quindi è possibile, scalando la quantità di informazioni, anche estrarre nuovi contenuti o investigare un determinato processo. E dove viene applicato il machine learning oggi? Il machine learning è applicato in tanti campi, dalla sicurezza informatica, vi ho messo qua l'esempio di Kaspersky, che utilizza un metodo di deep learning ad oggi per fare malware detection e che, diciamo, è riuscita ad ampliare il numero di malware che venivano detectati. È utilizzato in trading sia finanziario che in realtà anche di beni, quindi anche, non so, per decidere il prezzo dell'energia piuttosto che stimare il prezzo di un determinato bene, eccetera, eccetera, eccetera. In healthcare, l'ha citato anche Massimo prima, sia nella parte relativa al medical imaging, sia nella parte relativa alle diagnosi. Fraud detection, può darsi che qualcuno di voi abbia fruito di questo servizio, io nello specifico sì, nel senso che se vi clonano la carta di credito ad oggi e vi arrivano avvisi di transazioni strane, non c'è nessuna persona poverina che guarda tutte le transazioni del mondo, ma è un sistema automatico che di fatto rileva un'anomalia rispetto alle vostre consuetudini di spesa. Tutti voi alla sera vi accettate suggerimenti più o meno giusti di Netflix su cosa guardare, anche in quel caso un recommendation system basato su machine learning. Tutti voi avete fatto una query su Google e anche Google è passata a modificare in qualche modo il suo motore di ricerca utilizzando fortemente il deep learning, soprattutto per la parte che riguarda una feature che è comparsa da pochi anni a questa parte, che è il completamento della query. E vi sarà capitato di scrivere magari una parola o due parole e di ottenere la frase intera. Ecco, quella frase intera lì, quel tentativo di indovinare cosa state cercando, è machine learning based, in particolare deep learning based. E poi ovviamente c'è l'esempio delle macchine a guida autonoma e del natural language processing, ovvero della comprensione del testo e anche della traduzione automatica.
Tutto questo per dire che il deep learning è una tecnologia che avrà 7, 8, 9 anni, ma che si è rapidamente diffusa in quasi tutti i campi, soppiantando magari tecniche di machine learning tradizionali. E sia anche da un punto di vista finanziario, cioè gli analisti rilevano che deep learning in particolare è una di quelle tecniche e tecnologie su cui vale la pena investire, su cui vale la pena investire sia in termini di venture capitalist sia in termini di infrastruttura. Tant'è che player importanti della produzione, per esempio del silicio, pensate a Nvidia che faceva le schede grafiche per i videogiochi, oggi ha una parte consistente della sua produzione che è dedicata a dispositivi hardware per fare deep learning. Ed è una parte che non è più trascurabile in realtà, rimane probabilmente il core business lo sviluppo di videogiochi, ma da un certo punto di vista una buona parte del mercato di Nvidia è dedicata a strutture di calcolo che prima erano esistenti, perché comunque Nvidia ha sempre prodotto dispositivi per fare calcolo, simulazioni fisiche e tutto, ma ad oggi se noi andiamo ad analizzare il parco dei prodotti, per esempio di Nvidia, ci sono tantissimi prodotti che sono specificatamente pensati per il deep learning. Ora, nel momento in cui un produttore di silicio si sposta, un produttore di schede si sposta su questo tipo di tecnologie, vuol dire che comunque è una tecnologia trainante, è una tecnologia importante. Ma cos'è il machine learning e cos'è il deep learning? Sostanzialmente il machine learning si divide in quattro categorie. Allora, vi ho spiegato alla base, il core del machine learning riguarda imparare un determinato task dai dati. Ora, io questa cosa la posso fare in quattro modi diversi. Il modo più semplice, tra virgolette, è quello che si chiama supervisionato o learning induttivo. Nel learning induttivo io mostro al calcolatore, a questo pezzo di software, dove non entro nello specifico di raccontarvi com'è fatto, degli esempi, cioè degli input e l'output che vorrei che il sistema mi fornisse in corrispondenza di quel determinato input. Supponiamo di voler fare un sistema che, dato un'immagine, riconosca i volti delle persone. L'input sarà un'immagine presa dalla mia fotocamera, l'output sarà un quadratino intorno al volto. Esempio. Ok, costruisco quello che si chiama dataset, quindi una grande moltitudine di queste coppie, input, risposta, e le fornisco al sistema. In questo caso io al sistema sto dicendo, questo è il dominio su cui devi lavorare, questo è il task che devi risolvere. Trova tu la regola, cioè trova tu come farlo, non mi interessa saperlo necessariamente. Trova tu quelli che sono le regole, quelli che sono i processi matematici, le funzioni, che risolvono questo problema, ma il problema che devi risolvere è questo, riconoscere i volti nelle immagini, l'input è questo, immagini di persone. E questo è quello che si chiama learning supervisionato, è quello che funziona meglio, tendenzialmente, è quello che ottiene i risultati migliori, è quello che sostanzialmente, quando leggete l'articolo di giornale, questa cosa ha fatto questo, principalmente spesso si basa su dataset supervisionati, è quello anche che richiede un maggiore sforzo in termini di produzione di dati, perché in questo caso i dati non devono solo essere prodotti, ma devono anche essere, si dice, annotati, cioè io all'interno di un record di dati devo anche fornire la soluzione che vorrei che mi proponesse il sistema. L'opposto è quello che si chiama learning non supervisionato. In questo caso io ho soltanto i dati, non so cosa voglio fare, non posso chiedere tanto al sistema, l'unica cosa che posso chiedergli è cerca all'interno di questa quantità di dati se ci sono dei pattern che in qualche modo si raggruppano, sono simili tra di loro. Tant'è che propriamente il learning non supervisionato si chiama in letteratura di machine learning anche clustering, raggruppamento. Cioè io voglio cercare all'interno di una certa quantità di dati se ci sono pattern comuni, simili, per poi eventualmente andare a indagare la causa, per poi eventualmente andare a studiare il processo. Questa tecnica è una tecnica esplorativa. Perché? Perché io non sto fornendo al sistema il task, non sto dicendo al sistema che cosa voglio che risolva, sto dicendo al sistema soltanto questi sono i dati che possiedo, cerca all'interno di questi dati delle relazioni. L'apprendimento semisupervisionato è una via di mezzo, quindi ho una parte non supervisionata, quindi che raggruppa
i miei esempi sulla base di similarità e una parte supervisionata che annota alcuni di questi esempi, quindi specifica quale task e qual è la risposta in corrispondenza di un determinato esempio, e poi questa, appunto, sfruttando le similarità di prima, viene propagata a tutti i dati, a tutto il dataset. Diciamo che si colloca lì in mezzo, cioè una parte non supervisionata e una parte supervisionata. E poi ho citato l'apprendimento a rinforzo. L'apprendimento a rinforzo è una tecnica di apprendimento che si applica in alcuni casi specifici in cui la risposta che io voglio dal sistema non segue il paradigma input-output, cioè io fornisco un input al sistema e chiedo al sistema un'azione, una risposta, e posso immediatamente vedere se questa risposta è giusta o sbagliata. Nel caso del reinforcement, la risposta io ce l'ho alla fine di un processo. Quindi io chiedo al sistema di prendere una serie di decisioni, una catena di decisioni che modificheranno lo stato del mio sistema, eccetera, 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 e al termine del processo io sono in grado di vedere se ho fatto bene o se ho fatto male. E per farvi un esempio e semplificare al massimo le cose, il reinforcement learning normalmente si utilizza, per esempio, per insegnare al calcolatore a giocare ai videogiochi. Io prendo Super Mario, voglio insegnare al mio sistema a giocare a Super Mario, ok? Non è l'esempio più industriale che mi viene in mente, ma il più semplice, e il calcolatore comincia a giocare, Super Mario muore, faccio pochi punti, non va bene, impara a giocare sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Come faccio a sapere se sto giocando bene o male? E non è la singola azione, non è se Super Mario va avanti o salta che mi dice se sto giocando bene o male. Quello che mi dice se sto giocando bene è se alla fine della partita io ho un punteggio alto o più alto di prima, ok? Quindi in questo caso il reinforcement si applica in questo contesto qua. Un altro contesto è per esempio la guida autonoma. Nella guida autonoma il mio veicolo per andare da A a B non deve andare da A a B in linea retta, cioè non basta pigiare l'acceleratore e tenere il volante dritto e arrivo al punto B. Devo prendere una serie di decisioni che possono essere accelerare, girare il volante, frenare, eccetera, eccetera, eccetera. E so se sono stato bravo ad andare da A a B quando arrivo in B e misuro, ad esempio, il tempo che ci ho messo o il numero di volte che la mia velocità è scesa sotto una determinata quantità. Quindi il reinforcement learning, di cui se ne sente molto parlare, si applica in questi contesti. Sono contesti complessi per cui si chiede al sistema di imparare quella che si dice è una policy, cioè una strategia per compiere una serie di azioni di cui osserverò alla fine del processo se ho fatto bene o se ho fatto male. Queste sono sostanzialmente nel mondo le strategie di learning conosciute, quindi un sistema di machine learning appartiene a una di queste quattro categorie e tendenzialmente opera in uno di questi quattro modi, ok? Simone, una domanda, sì, che è più una mia curiosità personale, anche in virtù del fatto che comunque l'Emilia Romagna ha un distretto dell'automotive, una Motor Valley, insomma, molto importante. Mentre fino all'anno scorso sembrava quasi certo che entro il 2021 diciamo, i veicoli a guida autonoma di livello 4 sarebbero stati in vendita, negli ultimi 12 mesi, insomma, ho visto che non c'è più nessuna casa automobilistica importante che si sta impegnando nell'area delle date certe. Questa battuta d'arresto, che comunque io interpreto come battuta d'arresto, è, secondo te, è più legata a un problema di ordine tecnologico o regolatorio, normativo? Allora, la risposta è entrambi. Però, va detto che cioè, l'autonomous driving, secondo me, ha subito un po' l'effetto che ha normalmente l'AI nella stampa, cioè nel momento in cui io faccio andare una macchina da A a B sotto casa mia e magari ci riesco con un metodo data driven, cioè io guido da A a B un po' di volte e la macchina andrà poi da A a B, ok? E dire che questo sistema poi funzioni su tutte le strade, in tutti i contesti, con veicoli C che sono guidati da persone, eccetera, 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 e non è propriamente possibile farlo a priori se il metodo che si utilizza è data driven. Per cui cosa è successo lì? È successo che ci sono parti che sono apprese dai dati, come ad esempio la parte di percezione, la parte
legata alle telecamere, come il veicolo percepisce l'ambiente, ma le parti di strategia non vengono più imparate, comunque vengono imparate e affiancate da algoritmi che devono essere di fail safe, cioè rendere la guida sicura. Questo processo qua non è facile, cioè è molto facile avere un veicolo in autostrada che guidi da solo, è molto difficile pensare che lo stesso veicolo funzioni a Buenos Aires, a Città del Messico o nei vicoletti di Genova, dove magari una macchina non ci passa neanche. E il tutto con la complessità che gli altri veicoli non è detto che possano parlare col veicolo specifico. E questa è ancora più una complessità, perché se fossimo già nel mondo in cui tutti i veicoli fossero autonomi, c'è l'infrastruttura 5G, c'è la comunicazione V2V, V2X, eccetera, 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 allora coordinare questo oggetto è un discorso in termini di sicurezza. Ma pensare di fare il dispatch di alcuni agenti autonomi in un substrato in cui ci può essere il motorino, la bicicletta, il bambino che tira il pallone davanti alla macchina, la strada che di fatto ha la segnaletica sbagliata per terra, eccetera, 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 chiaramente da parte delle case automobilistiche è una grande responsabilità e pensare di portare il veicolo su strada. E poi c'è il discorso normativo, perché c'è il discorso di capire di e dov'è la responsabilità di un veicolo che guida in modo autonomo. E anche questo crea un po' di problemi, ecco. Chiaro, grazie Simone. Ok, procediamo. Allora, del learning supervisionato vi ho parlato, cioè un discorso in cui abbiamo detto io fornisco al sistema il dato e la risposta che vorrei avere. A cosa serve sta roba? Serve sostanzialmente o per automatizzare dei processi che già ho, quindi magari è un processo che può essere anche fatto manualmente, cioè non so, una volta nelle ceramiche a fine linea c'era la signora che aveva l'occhio allenato per scegliere i pezzi corretti dai pezzi sbagliati. Poi chiaramente questa cosa, avendo degli esempi di pezzi corretti e di pezzi sbagliati, è stata per buona parte automatizzata. Ecco, questo è un classico esempio di un algoritmo di machine learning applicato a un task che prima veniva svolto in maniera cognitiva da una persona. Ok? Quindi non pensate automatizzare un processo significa che il mio processo io lo devo già saper risolvere in modo automatico e poi lo faccio con un metodo di machine learning. No, io devo saper risolvere il processo in modo automatico, manuale, coinvolgendo persone, che ne so, ma devo poter fornire la risposta al mio problema. Allora, in questo caso il sistema impara la regola, la funzione matematica che sta dietro a questo processo. E questo è il cosiddetto apprendimento supervisionato. Qualunque problema che riuscite in qualche modo a incanalare in questo framework, in questa modalità, ecco, è un problema che può essere risolto abbastanza bene dal machine learning e dal deep learning in particolare. E normalmente, una vado veloce perché manca poco tempo e mi sono un po' perso, comunque, e normalmente una pipeline di machine learning funziona così. Io ho un problema che si configura dal punto di vista del calcolatore con un input e degli output, quindi le immagini e come output il mio problema risolto, quindi i quadratini intorno alle facce. E arriva un esperto del dominio, nel caso delle immagini è un ingegnere informatico esperto di immagini, nel caso di una serie temporale magari è un ingegnere che è particolarmente bravo a modellare le serie temporali oppure un esperto del dominio specifico ed estrae delle feature. Feature possono essere, se avete familiarità o avete fatto gli studi ingegneristici, ne so, la media, la varianza di una distribuzione, piuttosto che il minimo, il massimo, o anche feature anche molto complicate. Queste feature vengono fornite in input al sistema di learning, il sistema di learning le combina con una funzione matematica attraverso dei parametri, cioè dei numerini che vengono imparati dal sistema e propone una soluzione. Questa soluzione viene confrontata con la soluzione vera, se è giusta bene, se è sbagliata si ricomincia e si cambia i parametri della funzione che devo imparare. Questo è, diciamo, la pipeline di machine learning tradizionale. E il deep learning abolisce questa parte, cioè il deep learning fornisce in ingresso alla tecnica di machine learning i dati in versione raw, cioè in versione non preelaborata.
io non voglio più estrarre delle feature che dipendono dal dominio, voglio utilizzare i dati nel modo più grezzo possibile, lasciare che sia il calcolatore a scegliere per lui, quindi non per un umano, per il calcolatore, per la funzione che devo ottimizzare, qual è il set di feature migliore. Quindi il processo di learning nel caso di una rete neurale profonda, di una rete deep, è suddivisibile in due parti, dove però la suddivisione non è netta, che è: imparo quali sono le feature, cioè imparo come modellare il mio problema, e imparo la funzione che mi deve fornire la soluzione. Di nuovo questo processo viene iterato, io qua cambio dei parametri, vengono cambiati in modo automatico finché non sono in grado di riprodurre la coppia input-output del mio dataset, quindi il mio problema tra virgolette è risolto, ok? E tutto questo viene fatto nel caso del deep learning tramite reti neurali, quindi questo oggetto è una rete neurale profonda. Per farvi un esempio, problema classico di machine learning, cioè la lettura delle targhe, soluzione di metà anni 2000, quindi 2008-2009, sistema di OCR di Tesseract, è uno dei migliori sistemi di OCR che ci fossero allora, e veniva allenato con 800 caratteri, allenato in 10 minuti, l'equivalente rete deep messa su potenzialmente da un mio studente, quindi niente di particolarmente complesso. Qua abbiamo Google, ok? Qua abbiamo uno studente magari di laurea magistrale, mette su una rete deep, quindi una serie di neuroni astrati che risolvono questo problema. Ovviamente cosa succede? Succede che abbiamo bisogno di molti più dati di training, perché la rete deve imparare anche le feature, abbiamo bisogno di più tempo di computazione, abbiamo bisogno di hardware dedicato, ma il risultato è questo. Ok? Quindi il risultato è che il modello fatto da un ragazzo, ovviamente skilled, ma molto basic, nel 2020, okay, raggiunge un 98% di accuracy contro il miglior modello che Google poteva fare 10 anni fa e che raggiungeva un 60% di accuracy. Tutto questo per dire che imparare le feature di un problema per il calcolatore è un beneficio, è un vantaggio. È un vantaggio perché sono feature che sono ottime per il problema di ottimizzazione che noi stiamo chiedendo al calcolatore di risolvere. Quindi questa cosa è in qualche modo un abbandonare il controllo dell'umano sul processo, su quello che lui crede sia il modo migliore per risolvere un determinato processo, e cederlo ai dati. Perché? Perché nei dati ci possono essere cose di cui noi non siamo consapevoli, semplicemente perché non ne possiamo guardare così tanti contemporaneamente, cioè non abbiamo lo strumento per poter processare tutti quei dati contemporaneamente. E il grande step, il grande passaggio oggi si è fatto in questa direzione, ok? Di reti deep ce ne sono di tre tipi, ce ne sono quelle tradizionali per l'analisi, diciamo, dei dati numerici, quelle convolutive per l'analisi di dati multimediali e time series, e quelle ricorrenti per l'analisi di serie temporali. Adesso non sto nello specifico a fare un elenco, anche perché, ripeto, non ho tanto tempo, e però cioè per dire che ogni tipo di dato, ogni tipo di problema si porta dietro una tecnica e un'architettura specifica. Nel caso delle reti neurali, un tipo di rete neurale specifico. E salto un attimino questa cosa dei video che non è importante, tanto ne ho anche dopo, e vi faccio vedere invece alcune applicazioni. E il machine learning e il deep learning può essere applicato ovviamente in tutti i campi. Vi ho fatto vedere una slide all'inizio, ma giusto per darvi un esempio, IBM Watson, che è un sistema commerciale ottimo tra l'altro di machine learning, viene usato da Pfizer per scoprire nuove molecole, quindi di fatto per verificare se esistono combinazioni di elementi che possono dare luogo a nuove molecole o a nuove medicine che possono essere sintetizzate. E lo stesso vale per quello che riguarda il medical imaging. Prima Massimo parlava di capacità di un sistema di riconoscere per esempio i tumori in appunto in immagini mediche. Ecco, c'è stato l'anno scorso, ma tutti gli anni si tiene negli Stati Uniti, la Google Breast Cancer Competition,
ok? Il sistema automatico ha un'accuratezza ad oggi dell'89% contro il 73% degli esperti umani. Questo non significa necessariamente che la diagnosi sia sempre migliore, ok? Cioè magari in questo 89% ci sono casi in cui magari la presenza del tumore era early, ok? Ma non così, cioè poteva essere tranquillamente detectata anche il mese dopo che non succedeva niente, ed altri casi invece in cui magari il tumore non è stato detectato ed era letale. Quindi non si fa in realtà, quando si va a vedere queste performance, una grossa distinzione qualitativa, sono performance quantitative, tant'è che un sistema di machine learning ha sempre come obiettivo quello di migliorare una funzione obiettivo, quindi di fatto di ragionare in termini di quantità, ok? E vado avanti, altre applicazioni, c'è appunto applicazioni in finanza, quindi di fatto parlavamo della fraud detection, volevo menzionare questa azienda che è un'azienda di Modena che fa fintech, quindi che gioca in borsa con reti deep, in particolare con algoritmi di reinforcement learning. E le immagini satellitari, si studia la presenza di insorgenza di possibili disastri naturali, quindi frane o earthquake, oppure eventualmente detection per esempio dei veicoli, del traffico da Google Street. E lo stesso vale nel manufacturing. Nel manufacturing, voi sapete, un plant è un oggetto estremamente complesso in cui c'è la parte cyber physical, c'è la parte di deep learning, c'è la parte di attuazione, perché comunque chiaramente un plant è fatto di macchine e queste macchine fanno cose, ok? Scusate la banalità della questione. E quindi normalmente la parte, diciamo, di artificial intelligence deve essere inserita nel plant, ma quando tutta l'infrastruttura è pronta. E per questo ci sono sia sistemi commerciali, Siemens a Mindsphere, General Electric a Predix, oppure ci sono anche sistemi ad hoc, e magari c'è uno di voi di una qualche azienda, ma io non posso dire niente perché ho NDA da tutte le parti e una casa sola, quindi poi non potrei mantenermi, e però sono abbastanza certo che tra i presenti ci sarà qualcuno di queste aziende in cui magari l'ecosistema se lo sono fatti in casa e sono pronti per innestare la tecnologia lì sopra, ok? E basta, volevo velocementissimamente farvi vedere alcune cose che facciamo noi, perché poi alla fine è carino anche vedere che non sono solo Google e i grandi player a far ste robe. E noi ci occupiamo di analisi del comportamento umano in tutte le sue salse, quindi anche in area industriale, quindi people detection, people tracking, posture analysis, eccetera eccetera eccetera. Questo è un sistema che abbiamo sviluppato noi di tracking e individuazione delle parti del corpo delle persone. Questo fa la stessa cosa in 3D, questo è un sistema in cui, dato una foto di un veicolo, cerchiamo di costruire nel modello 3D, non un'applicazione industriale, non ce l'ho trovata nell'immediato, ma ci sarà sicuramente nel reverse engineering, design, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è quel poco che faccio, poco, che non è poco, che facciamo in automotive. Noi in automotive lavoriamo su tutta la parte di perception, quindi tutta la parte relativa a vehicle detection, relativa a stima delle distanze dal veicolo, relativa a road segmentation, relativa alla parte di saliency, quindi di attenzione del guidatore, eccetera eccetera eccetera. Vado un po' veloce anche qua perché poi sta finendo. Head pose estimation, e appunto saliency, quindi stima di dove deve guardare un guidatore mentre guida, e la parte di segmentazione della scena, quindi come il calcolatore poi percepisce la scena. Blu sono le macchine, viale la strada, verde gli alberi e così via. E questo appunto è people detection in 3D. È carina questa slide perché, se vedete a sinistra, è un videogioco. I videogiochi sono degli ottimi produttori di dati, quindi molto spesso vengono usati gli ambienti simulati per addestrare i sistemi di machine learning reali. E lavoriamo nell'ambito delle digital humanities e del cultural heritage. In questo caso è un robottino che deve navigare all'interno di un museo tramite la voce, quindi imparare l'ambiente e coordinarsi con gli operatori. E
faccia roba sui satelliti, ma magari questa per voi è meno interessante, medical imaging, e poi volevo citare molto velocemente questo sistemino che si chiama Interomines, e recentemente è andato sul giornale, abbiamo vinto un po' di premi e tutto, che è l'applicazione di tutto quello che avete visto fino adesso al Covid. Quindi di fatto questo sistema cosa fa? Individua le persone, le traccia nel tempo, le conta e stima tramite tecniche di machine learning il rischio di contagio in una determinata area. E, è un sistema che a Modena è attivo in alcune parti, è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ci ha permesso di costruire questo sistema che è utile per la comunità. Io direi che finisco perché so che ci sono delle domande. Vi lascio con i miei contatti e con i contatti del laboratorio e potete andare sul sito a cercare informazioni di quello che facciamo e potete tranquillamente contattare direttamente o me o i colleghi relativamente a varie attività. E cito anche l'AI Academy, che è uno strumento che abbiamo costruito all'interno di Unimora appunto per aiutare il dialogo con l'azienda e quindi accompagnare l'azienda nel mondo, diciamo, del machine learning all'interno dei loro stabilimenti e dei loro processi. Adesso mi taccio perché ho già fatto ritardo, in realtà avevo ancora un minuto, quindi sono stato bravissimo, 40 minuti come promesso. Come sempre, Simone, grazie ancora, ho apprezzato molto come sempre, come sai, il tuo intervento. Sono arrivate molte domande, ti leggo le ultime due per ragioni di tempo. Uno dei partecipanti chiede qual è stata la scoperta scientifica che ha fatto fare all'intelligenza artificiale il grande balzo in avanti negli ultimi 10 anni. E un altro partecipante chiede se il deep learning come disciplina è più vicina ad argomenti di matematica o di fisica, un evento di fisica. Allora, scoperta scientifica più importante dell'intelligenza artificiale, secondo me, è le reti deep. Le reti deep sono degli anni 90, ok? No, fine anni 90, inizio anni 2000. E Jean LeCun propose le convolutional network, parallelamente Hinton propose anche lui, diciamo, una versione di reti convolutive, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente, come tutte le proposte all'inizio, la comunità scientifica non è che l'ha presa proprio benissimo, quindi diciamo è stata snobbata per un po' di tempo per un motivo, e non c'erano i dati, non c'erano le infrastrutture di calcolo per vedere che la cosa funzionasse veramente, che è lo stesso motivo che in qualche modo alla fine degli anni 80 portò le reti neurali a sparire a fronte dei metodi discriminativi, l'SVM, eccetera, eccetera, eccetera. Reti neurali sono degli anni 80 di nuovo, il primo perceptron è del 50, cioè del dopoguerra, quindi il neurone digitale degli anni 50. Quindi la storia, diciamo, del machine learning è una storia che più o meno gira attorno a questo mondo qua, e se devo dire il vero passo in avanti è stato fatto di fatto dall'introduzione delle reti convolutive, delle reti deep, e poi da lì poi si è costruito tutto un mondo che ahimè non ha una teoria solidissima, attenzione, cioè il deep learning è molto interessante. E esistono varie teorie, c'è il discorso dell'information bottleneck, ci sono mille tentativi di teorizzare il deep learning, nessuno è completamente conclusivo. Però funziona, d'altra parte non ci spieghiamo neanche esatto come funziona l'elettricità dopo 100 anni, anzi dopo 300 anni da sua scoperta. C'è una teoria che a me piace molto, relativa al deep learning, e che dice che una rete neurale in realtà è una gran memoria, molto 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 grossa. Ok, e molto 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 grossa, e quindi in realtà non sappiamo in realtà se una rete impari veramente qualcosa o impari a memorizzare quello che ha visto, e all'aumentare dei dati poi la realtà in qualche modo si ripresenta molto simile a esempi che io ho già visto. E questo giusto per tirare un'altra provocazione. E un po' di anni fa io lavoravo nel mondo delle traiettorie, e nel mondo delle traiettorie si diceva che il migliore algoritmo di classificazione di traiettorie fosse il nearest neighbor. Il nearest neighbor vuol dire: guarda nel tuo dataset qual è l'oggetto più vicino a quello che stai guardando e dagli la stessa classe, ok? E che non richiede nessuna intelligenza, nessun calcolo complicato, nessun modo di imparare niente, ma che in qualche modo dice che la realtà per certe cose è ripetitiva.
e anche i pattern numerici per certe cose sono ripetitivi, ok? Quindi è sempre molto complesso capire se questi metodi imparano nel senso umano del termine o imparano a confrontare le cose, semplicemente poi quando si scala su grandi quantità di dati le cose tendono a somigliarsi spesso ed è effettivamente anche abbastanza affascinante. Sul discorso della fisica non riesco ad attribuire una paternità alle cose, nel senso che tradizionalmente la fisica nel machine learning ha sempre avuto un ruolo importante, penso ai metodi variazionali, bias e così via. E però non è né matematica né fisica, alla fine è software. Cioè, non dimentichiamoci questa cosa. Cioè, il salto, secondo me, tra queste cose è che alla fine un metodo di machine learning è tale se c'è un software, se c'è un dataset, se c'è un problema, se ci sono delle performance che vengono misurate. Per cui, diciamo, è una commistione di campi. C'è la matematica, c'è la fisica, c'è l'ingegneria informatica, c'è l'informatica e c'è la gestione del dato, data engineering e tutto quello che vuoi. C'è anche le neuroscienze a volte, perché molto spesso tante cose sono comunque brain inspired, ispirate dai processi cognitivi dell'umano. Quindi non riesco, secondo me, ad attribuire, non sarebbe neanche giusto, secondo me, attribuire a un campo la paternità di una roba che è una fusione di cose. Bene, Simone, direi che sul tema allora hai pronunciato parole che possiamo considerare definitive. Ringrazio ancora una Sì, volta il professor Simone Calderara del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e passo volentieri la parola al collega Francesco Meoni, responsabile della nostra linea pilota, che a giorni sarà pronta all'uso. Prego, Francesco. grazie Massimo, vi faccio un breve aggiornamento sulla linea pilota perché l'intervento di Simone è stato, diciamo, molto interessante e volentieri, diciamo, ho lasciato spazio. Mi collego direttamente dicendo che la nostra linea pilota sarà un eccellente, produttore di dati perché avremo tutta una serie di macchine in quattro aree differenti: additive manufacturing, finitura, metrologia, robotica e l'area dedicata proprio ai big data e IoT, che è il focus di B-Rex. Sarà una linea digitale, innovativa, un esempio di fabbrica del futuro, in rete, collegata, tutte le macchine saranno collegate in rete e appunto questa grande mole di dati verrà, immagazzinata ed elaborata, attraverso dei dispositivi che installiamo qua dentro la linea o attraverso risorse, remote, nostre e dei nostri partner. In particolare, avremo un server locale, un data center in architettura private cloud, appunto che funge da, diciamo, cervello della linea per raccolta dati, ma anche risorse in remoto. Simone ha citato ad esempio MindSphere di Siemens, che è uno dei nostri partner, quindi sicuramente svilupperemo nostre soluzioni, ospiteremo soluzioni esterne. Il nostro obiettivo è far vedere una linea di produzione che sia moderna e come queste tecnologie possono essere sfruttate per applicazioni vicine a quello che vedete, che trovate nelle vostre aziende. Avremo anche altri, dispositivi collegati alla parte di IoT, una postazione di realtà virtuale aumentata, edge computing, diciamo, ora non mi allungo troppo, ma trovate tutti i dettagli sia sul nostro sito, che la presentazione, se volete, più dettagliata, anche sul nostro sito oppure sul canale YouTube. Se avete seguito gli altri webinar, ecco, ci sono presentazioni più lunghe. L'ultima cosa che volevo dire, come Massimo mi ha introdotto, è che siamo arrivati al momento in cui la linea è pronta, abbiamo tutte le macchine e stiamo per diciamo, entrare nella fase di operatività, quindi l'hardware è tutto a posto, stiamo terminando in questi giorni l'installazione della parte software di private cloud, la linea si trova accanto ai nostri uffici, quindi è un valore aggiunto che si collega a tutti gli altri servizi di B-Rex e, Covid permettendo, vi invitiamo a visitarlo o comunque a rimanere aggiornati attraverso i nostri canali e attraverso i nostri webinar per futuri aggiornamenti. Massimo, prego, ti ripasso la parola.
Francesco, grazie ancora una volta per essere riuscito ad arrivare dritto alla Santa Barbara delle informazioni sulla nostra linea pilota. Nel ringraziare ancora tutti i partecipanti, questo pomeriggio avete superato abbondantemente i 100. Vi do appuntamento la settimana prossima. L'evento settimana prossima si terrà il 16 settembre, quindi non il giovedì come solitamente facciamo, ma il mercoledì. Il tema è quello del revamping digitale e del digital twin, del digital twinning. Quindi il revamping digitale, diciamo, è una delle principali tecnologie con cui le aziende iniziano ad approcciarsi all'industria 4.0. Cosa consiste? Macchine che magari hanno 10 anni, 15 anni, che sono perfettamente funzionanti, produttive, efficienti, perfettamente ammortizzate, non generano, non parlano, non dialogano, non generano dati nel linguaggio magari che sia coerente con macchine di più recente acquisto. All'interno di questo webinar vedremo come adottare, come aggiornare, rendere le macchine aggiornate rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi linguaggi e come attraverso la generazione dei dati a bordo macchine si possa arrivare a dei modelli di digital twinning che permettono tutta una serie di applicazioni industriali, gestionali, molto molto efficace, con tempi di ritorno sull'investimento inferiori in alcuni casi ai 18 mesi, in alcuni casi addirittura ai 12. Grazie ancora a tutti e arrivederci alla settimana prossima. Buona serata.